Questa è la storia più triste che si possa raccontare. È la storia di un re che è venuto non per essere servito, ma per servire. È la storia di un impavido rivoluzionario che non usa spade o bastoni per combattere, ma parole, sorrisi, carezze. Questa è la storia più bella che si possa raccontare. Questa è una storia che parla d'amore. La vicenda che stiamo per narrare e rivivere è avvenuta intorno al 30 dalla nascita di Cristo, nel vasto territorio della Palestina, suddivisa in quattro province: la Giudea, la Samaria, la Galilea e la Perea. La Giudea è la terra più presente nei Vangeli, con capitale Gerusalemme, centro religioso e politico. Alcune delle città più conosciute nei Vangeli sono situate intorno al lago di Tiberiade, in Galilea, tra cui Tiberiade stessa, Cafarnao, Nazareth. Betlemme è invece a circa 15 chilometri a sud di Gerusalemme. È qui che vive Gesù con i suoi apostoli. Ne sceglie 12, come 12 erano le tribù di Israele. Andrea, Giovanni, Giacomo il Maggiore, Pietro, Matteo, Bartolomeo, Filippo, Tommaso, Giacomo il Minore, Simone, Giuda detto Lebbeo, Giudo Iscariota, il traditore.
In quel tempo è Tiberio, l'imperatore di Roma, e l'intera Palestina è sotto il dominio del grande impero. Procuratore romano in Giudea, governata da Erode Antipa, alleato di Roma, è Ponzio Pilato, forse un nostro concittadino sannita. Fermenti nazionalisti serpeggiano nella regione, sfociati poi in un'aperta sollevazione contro Roma, operata dagli zeloti, che inseguono il sogno di indipendenza nazionale e di un nuovo regno di Israele. Da alcuni anche Gesù viene scambiato per zelota, e molto probabilmente gli stessi credono di aver trovato in lui una guida sicura. La delusione però è amara ed è forse all'origine del tradimento di Giuda Iscariota. Gesù ha circa 30 anni, lasciata la sua famiglia, suo padre Giuseppe è morto da poco, seguito dai suoi 12 e da una folla sempre più numerosa, inizia il ministero della predicazione e per circa 3 anni si sposta ininterrottamente dalla Galilea fino al Giordano. È il giorno degli azimi, cioè del pane non lievitato, che le donne di Israele diedero da mangiare alle loro famiglie la notte in cui il popolo fuggì dall'Egitto. Gesù decide di passare la Pasqua, la sua ultima Pasqua, insieme ai suoi discepoli. Con essi sale sul monte Sion, oggi chiamato Cenacolo, ossia luogo dell'ultima cena. Pietro, Giacomo e Giovanni precedono il Maestro e gli altri 9 per preparare la tavola con il pane azimo, le erbe amare e coppe ripiene di vino puro. Maestro, siamo felici di passare la Pasqua con te. Ed io ho desiderato con tutto il cuore di dividerla con voi. È per questa Pasqua che sono venuto al mondo. Non resterò ancora molto tempo con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò? Non potrete seguirmi per ora. Dovunque tu vada, io ti seguirò. La mia vita è tua, Signore. Ti appartiene, perché tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Simone, il Padre che è nei cieli ti ha rivelato questo. D'ora in poi ti chiamerai Pietro, ossia la roccia sulla quale edificherò la mia chiesa, che sconfiggerà gli abissi dell'inferno. Signore, voglio seguirti. Pietro, stanotte stessa, prima che il gallo canti 2 volte, avrai negato 3 volte, persino di conoscermi. Non è possibile, maestro, non potrò mai rinnegarti. Perderete tutti la fede. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Se perderanno fiducia agli altri, vedrai che io... No, Pietro, io ho pregato per te e quando ti sarai riavuto, dovrai tu, a tua volta, ridare la forza
ai tuoi fratelli. In verità vi dico che uno di voi sta per tradirmi. Maestro, il mio cuore è tanto triste. Chi di noi ti tradirà? Forse io? Colui che con me intingerà il pane nella scodella. Sarà lui a tradirmi. Quello che devi fare, Giuda, fallo presto. Questa Pasqua è per voi il passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà della vita. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia questo pane vivrà in eterno. Ecco, questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me. Questo è invece il mio sangue, il sangue della nuova alleanza, che sarà versato per tutti gli uomini. Io non berrò più il frutto della vite, finché non sarò entrato nel regno di mio Padre, e lo berremo insieme. Ed ora vi lascio un nuovo comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi. Se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come miei discepoli. Io sono la via, la verità, la vita. Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché egli possa glorificare te. Ho compiuto l'opera che mi desti a fare. Quella notte, nel cenacolo, il rito divenne un evento mirabile, non più simbolo, ma sacramento, non più memoria del passato, ma l'inizio del futuro. Dopo la cena, Gesù si incammina con i suoi discepoli, tranne Giuda, che si è recato presso il Sinedrio per tradire il Maestro, oltre il torrente Cedron, dove è sito un podere chiamato Getsemani, luogo abituale per le orazioni di Gesù. Anche Giuda conosce bene quell'orto. Fermatevi qui, finché sto in orazione. Pietro, Giacomo, Giovanni, venite e pregate con me. Perché sei così triste, Signore? Triste è l'anima mia, sino a morirne. Restate qui e pregate.
Abba, Padre, a te tutto è possibile. Allontana perciò da me questo calice, però non quello che io voglia sia fatto, ma quello che vuoi tu. E voi non potete vegliare nemmeno un'ora con me, nemmeno tu, Giovanni. Oh Signore, perdonaci, abbiamo pregato, ma poi il sonno ci ha vinto. Lo spirito in realtà è pronto, ma la carne è debole. Dormite pure e riposate. Vedo un'oscura montagna e in cima vi sorge una croce su cui agonizza un uomo, quell'uomo crocifisso che soffre di tutti i dolori della terra. Sono io, Padre mio. Debbo dunque bere l'amaro calice fino in fondo. A me quella croce e che l'umanità sia salva. Sono dei soldati, vengono da questa parte. Ormai l'ora è vicina e il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Ed è vicino colui che mi tradirà. Attento, colui che bacerò è Gesù. Questa è la tua ora, Giuda, l'ora delle tenebre. Oh maestro, Giuda, con questo bacio tu mi tradisci. Ecco, è lui, arrestatelo. Siete venuti a prendermi con le spade sguainate, come se fossi un assassino. Ma questa è l'ora vostra, è la potestà delle tenebre. Frattanto Gesù, legato come un bandito, tra le urla e le bestemmie di una folla inferocita, sospinto dai soldati, viene condotto da Anna, già sommo sacerdote prima di Caifa e ancora membro influentissimo del Sinedrio. Ma Anna lo invia da Caifa, suo genero e successore. Rabbi, non è nostra intenzione trattarti come un criminale. Sei qui per rispondere ad alcune domande sui tuoi insegnamenti. Cos'è questa dottrina che tu e i tuoi discepoli state diffondendo in tutta la Giudea? Ho parlato apertamente, affinché tutto il mondo sentisse. Non ho avuto segreti. Chiunque ha ascoltato la mia parola saprà risponderti. Rabbi, sembra che tu abbia affermato di essere il figlio di Dio. Ti chiedo ora, nel nome dell'Eterno, sei tu il Messia, il figlio di Dio? Io lo sono. E voi vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo.
e sedere alla destra della potenza di Dio. Il Signore è nostro Dio, il Signore è uno. Schiavo, tuttavia, il Sinedrio non può condannare a morte se non gli agnelli per i sacrifici. Occorre che la sentenza sia pronunciata dal procuratore romano Ponzio Pilato. Ma Pilato non vuole farsi coinvolgere nei problemi religiosi. Il suo compito è quello di mantenere la pace, far rispettare Roma e la sua giustizia. Per cui Gesù dovrebbe essere giudicato secondo le leggi vigenti nel Sinedrio. Ma quest'uomo è pericoloso anche per Roma. Egli sobilla il popolo, sostiene che non si deve pagare il tributo a Cesare e, quello che è più grave, si proclama re dei Giudei. È vero che tu sei il re dei Giudei? Il mio regno non è di questo mondo. Però tu sei un re. Tu l'hai detto. È per questo che sono nato e venuto al mondo, per rendere la testimonianza alla verità. E chiunque vive nella verità ascolta la mia voce. Cos'è la verità? È quella che ti sta di fronte. Non trovo colpa alcuna in quest'uomo. Lo farò fustigare e poi lo rimetterò in libertà. Portatelo via e flagellatelo. Il flagello romano era formato da corde di cuoio con terminali di palline di osso o di piombo. I romani flagellavano il condannato fino allo svenimento. In questa circostanza usavano praticare il gioco del re da burla, tanto crudele che in seguito un imperatore dovette proibirlo. Potete immaginare quindi l'atroce dolore e l'immensa sofferenza del Cristo in questo momento.
Quello che viene presentato al popolo di Israele non è più una persona umana, ma un tragico fantoccio. Ecce homo, di al tuo popolo che l'ho flagellato e adesso lo lascio libero. Libero? Adesso interpello il popolo. Popolo di Israele, ascoltate il vostro sacerdote. Il pretore di Roma asserisce che il Galileo è innocente. No, no, a morte il falso profeta, a morte il Cristo. Pilato vuol ridargli la libertà. No, crocifiggilo. Il procuratore fa un ultimo tentativo. Gli ripugna condannare un innocente, o piuttosto non vuole cedere alle imposizioni della folla e del sinedrio? Com'è consuetudine, ad ogni Pasqua il procuratore romano, in segno della sua benevolenza verso gli ebrei, concede la grazia a qualche prigioniero condannato a morte. E nelle carceri c'è quel Barabba. Popolo di Israele, chi volete che sia liberato? Gesù di Nazaret, accusato di essersi proclamato re di Israele, o Barabba, un assassino? Barabba! Alla croce! Crocifiggetevelo da voi. Io mi lavo le mani del sangue innocente di questo giusto. Mentre Gesù, caricato dalla pesante croce, sospinto dai soldati e dal popolo, si avvia verso il Golgota, Giuda è in preda al rimorso. Ho peccato. Ho tradito il sangue innocente per 30 sporchi denari. Essi bruciano le mie dita, il mio cuore. Maledetto il giorno in cui sono nato. Maledetta l'ora in cui mia madre mi generò. Maledetto il mondo. Per colpa di Giuda Iscariota, il traditore, il Messia penderà da un legno infame. Sarò rifuggito da tutti e maledetto nei secoli, in eterno. Meglio finirla. Ecco la fine del traditore. Non ha retto al rimorso, non ha avuto neanche il coraggio di pentirsi. Con quei 30 denari viene acquistato il campo del vasaio per la sepoltura dei forestieri, che si chiamerà poi Aceldama, ossia campo del sangue. La pesante croce, a fatica, barcollando, cerca di raggiungere il luogo del supplizio,
non è solo la pesante croce che rende la salita irta e maleggevole al Cristo. Il supplizio della croce non è altro che il culmine dell'intera passione, che è iniziata nell'orto degli ulivi. Abbandonato persino dai più intimi amici, gli apostoli, solo con se stesso e con la previsione dell'imminente morte, facendo uno sforzo immenso, con il volto illividito, le braccia tese in cerca di sostegno, le ginocchia vacillanti, rivolge la preghiera al Padre. Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. È l'ora decisiva in cui il chicco di grano caduto in terra si disfà e muore, ma per sprigionare nuova vita. Gesù, con il volto tutti grumi di sangue, procede a stento, barcollando. Oh Dio, ecco, cade al suolo sotto il peso della croce. Come potevi cadere tu, Gesù, che figlio di Dio sorreggi i cieli con la tua potenza? Sono stati i peccati dell'umanità che ti hanno addossato questo pesante fardello. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Possiamo comprendere, o Gesù, tutta l'angoscia che trabocca dal cuore suavissimo della mamma tua Maria, ora che i vostri sguardi, velati di sangue e di pianto, si sono incontrati. La Madonna è stata più forte di tutti, più forte degli apostoli, che pure erano uomini. Seguirà suo figlio fino al Calvario. Thank you.
ed ecco, ad alleviare il dolore del figlio e della madre, un gruppo di buone mamme che con calde lacrime e soffocati gemiti piangono sulla loro sventura. Gesù li ha viste, ha gradito il pietoso omaggio e con voce mozza dice: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma sopra voi stesse e i vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Oh, Gesù è ricaduto di nuovo pesantemente a terra. Ecco, a suon di calci riesce a sollevarsi di nuovo. Ma con che sforzo sovraumano, con quanto dolore assapori tutta l'umiliazione. Si riaprono le ferite, si acuiscono tutte le tue sofferenze. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Chi vuole essere grande tra voi, si faccia vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi, sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco, finalmente un gesto di profonda pietà. La Veronica, con coraggio, si è fatta avanti. Ha vinto la resistenza delle guardie ed ha asciugato con un candido lino il volto sacro del Cristo, velato di sputi e di sangue. Thank you.
Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Malato e mi avete vestito. Carcerato e siete venuti a trovarmi. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Oh, giustizia di Dio, pietà! Per la terza volta, schiacciato dal peso della croce, Gesù è caduto a terra, sfinito, tra le immense sofferenze e l'insensibilità dei carnefici. Essi pensano solo a farlo rialzare e ad arrivare vivo al luogo del supplizio. Al dolore delle ferite e della fatica si aggiungono calci, urla blasfeme di quei forsennati. A che pensi tu, figlio di Dio? Padre mio, che nei cieli stai, venga così il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, non la mia. Come in cielo, così in terra la tua luce risplende. Tra la folla dei curiosi, un uomo, il Cireneo, appena uscito da un campo e fermo sul ciglio della strada, commosso. Quanta compassione gli fa Gesù. I soldati gli si avvicinano e gli ordinano di aiutare il condannato. E lui volentieri si carica sulle spalle quella pesante croce. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore,
e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce, il mio carico leggero. O apostoli, voi foste i prescelti a continuare l'opera del Signore. Pur avendo partecipato a tutti gli eventi più significativi della sua missione, vi mostraste a volte scettici, timorosi, insicuri. Infatti tra di voi qualcuno lo rinnegò, come te Pietro. Qualche altro lo tradì, come Giuda Iscariota. Qualche altro ancora lo accolse nel cenacolo con scetticismo, come di Tommaso. Ma dopo tutti fosti convinti di quella verità in nome della quale non esitaste a subire atroci sofferenze, come il vostro maestro, e tutti meritaste gioiosi la palma del martirio. Voi scribi farisei, sommi sacerdoti, definiti una volta da Gesù stesso sepolcri imbiancati, per timore di perdere il vostro potere temporale, avete condannato il Messia alla pena capitale tramite Ponzio Pilato. E tu, Caifa, sei stato l'artefice di ciò con quella domanda insidiosa: sei tu il Messia, il Figlio di Dio? Così condannasti alla crocifissione il Signore, incitando la folla e gridando tu stesso quel giorno davanti al palazzo di Pilato: alla croce, alla croce. Tu, procuratore romano, pur sapendo che Gesù era innocente, perché non trovassi colpa alcuna in lui, pur sapendo che egli era la verità, ti dimostrasti un ignavo, affidando al popolo di Israele il giudizio, mentre tu avevi tutta l'autorità per poterlo salvare. Per questo nei secoli futuri il giudizio sarà molto severo nei tuoi confronti, perché sarai sempre giudicato come colui che condannò il sangue innocente di Gesù. E tu, Barabba, un assassino, fortunatamente sei stato liberato al posto di Gesù. Riprenderai la tua vita brigandesca e violenta, ma il ricordo del Nazareno, cui devi la vita, è ormai impresso indelebilmente nella tua mente e ti perseguiterà per sempre. Anche tu, sicuramente, data la tua vita vagabonda, un giorno penderai da una croce e in quel momento forse griderai: nelle tue mani, Signore, rimetto il mio spirito. Gesù è steso sul legno della croce per esservi inchiodato. Quei chiodi arrugginiti sotto i colpi del martello trapassano le sue mani delicate ed il sangue schizza da tutti i lati. I carnefici fanno silenzio, sperando satanicamente di poter gioire degli urli della vittima. Ma Gesù tace, come ha taciuto davanti ai giudici.
ladroni lo bestemmiava. Se tu sei il Messia, salva te stesso e salva anche noi. Ma l'altro lo sgridava. Neppure tu temi Dio, tu che ti trovi a subire lo stesso supplizio. Noi ce lo siamo meritati, scontiamo i nostri misfatti, ma lui, oh, lui cosa ha fatto di male? Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ti do la mia parola che oggi sarai con me in paradiso. Quando vide la madre e il discepolo Giovanni ai piedi della sua croce, disse: ecco tuo figlio, o donna. Ecco tua madre, Giovanni. Con queste parole veniva fissata per l'eternità la posizione di Maria verso tutti i redenti. Essa diveniva la madre di Giovanni, degli apostoli e della Chiesa di tutti i tempi. La madre dei credenti di ogni epoca. Era circa mezzogiorno quando si fece un gran buio su tutta la terra, sino alle 3, essendosi eclissato il sole. Alle 3 in punto Gesù esclamò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sapendo che tutto si era compiuto, eccetto l'ultima profezia della scrittura, Gesù mormorò: ho sete. E dopo aver preso l'aceto offertogli da un soldato, disse: ora tutto è compiuto.
È passata qualche ora dalla crocifissione. La Pasqua sta per cominciare. I carnefici schiodano i corpi dei suppliziati. Gesù viene consegnato ai suoi familiari. La Madonna piange con disperazione sul corpo del figlio martoriato ai piedi della croce. Insieme a lei sono Giovanni, Maria di Magdala, Marta e Nicodemo. Il corpo di Gesù viene poi avvolto in un candido lenzuolo di lino e trasportato in un giardino presso il Golgota e deposto nella tomba di famiglia, gentilmente messa a disposizione da uno dei capi del Sinedrio, Giuseppe di Arimatea, che insieme a Nicodemo hanno lottato per la salvezza del Maestro. Intanto Maria di Magdala, insieme a Marta, sul far dell'alba, si è recata presso il sepolcro per meglio imbalsamare il corpo di Gesù e ha potuto constatare che il Maestro è risorto. La certezza si è accresciuta, avendo incontrato un uomo misterioso che le ha detto: perché cerchi tra i morti colui che vive? Allora la donna, in preda alla gioia, si precipita dai discepoli per renderli compartecipi della lieta notizia. Ma gli apostoli non le hanno creduto. Solo Pietro, dopo che la donna è scappata via indignata, ha tranquillizzato i fratelli.
Siate sereni, il maestro è risorto davvero. La pace sia con voi. Era tutto scritto. Il figlio dell'uomo avrebbe sofferto e il terzo giorno sarebbe risorto in tutta la sua gloria. Voi lo testimonierete. Ora il Padre mio, nei cieli, si riconcilia con il mondo e come lui ha mandato me, io ora mando voi. Ricevete lo Spirito Santo e andate senza timore, come agnelli in mezzo ai lupi. Fate discepoli tra tutti gli uomini della terra e battezzateli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Insegnate loro i comandamenti e il Vangelo che io vi lascio, ed io, che sono venuto dal Padre, lascerò il mondo e tornerò da Lui. Signore, resta con noi, ormai si fa sera, il giorno è alla fine. Non abbiate paura, io sarò con voi, giorno dopo giorno, fino alla fine del tempo. Così terminava la vicenda umana di Gesù tanti secoli fa. Se dopo 2000 anni siamo ancora qui a ricordarlo, a rivivere la sua passione, significa che egli è sempre vivo in mezzo a noi e ci guida giorno dopo giorno in una continua resurrezione. Viva il Cristo! Sono risorto e sono sempre con te.